Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo come al solito che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Questa è la storia di un'amicizia spezzata nel peggiore dei modi. Le protagoniste si chiamano Deborah e Giulia e si incontrano nel 2002 ad un corso di cucina. Le due si guardano, si studiano, ma nessuna fa la prima mossa verso l'altra. Anzi, inizialmente Deborah non vede di buon occhio la sua compagna di corso, ma dopo poco tempo, e come spesso accade, le due ragazze iniziano a parlare e diventano grandi amiche. Si legano tantissimo. Forse fin troppo. Deborah e Giulia quindi iniziano a frequentarsi e a uscire insieme sempre più spesso. Deborah fin da subito si lega a Giulia e costruisce con lei un legame speciale, forte, intenso. Ora però, come al solito, facciamo un passo indietro. Chi è Deborah? Chi è Giulia? Deborah nasce a Torino nel 1985. La mamma, che di nome fa Roberta, è una parrucchiera, mentre suo padre fa l'operaio. Poco dopo la nascita di Deborah, il matrimonio tra i suoi genitori va in crisi. Quella crisi dura per 3 anni e si conclude con una separazione. L'uomo infatti inizialmente sembrava prodigo per la famiglia, poi però in realtà si era rivelato essere un uomo violento, che mette le mani addosso a Roberta, la mamma di Deborah. Spesso si mette in mutua per mesi, quindi non lavorando e avendo uno stipendio solo, Roberta deve per forza chiedere aiuto ai suoi genitori, almeno per mettere il cibo in tavola. La donna chiaramente dopo 3 anni non ce la fa più, quindi prende la sua bambina, sale sull'auto che i suoi genitori le hanno generosamente prestato e infine se ne va di casa. Dopo la separazione, Deborah viene contesa dai genitori. In un primo tempo viene affidata alla madre e rimane con lei per 5 anni. L'avvocato consiglia a Roberta di far vedere Deborah anche a suo padre. Solo che a questo punto iniziano a complicarsi ancora di più le cose, perché l'uomo o non riporta Deborah a sua madre o la riporta sempre in ritardo. Ma soprattutto, ogni volta che Deborah torna da sua mamma, dopo essere stata con suo padre, è perennemente in lacrime, piange sempre. Nella lotta per l'affidamento di Deborah, la seconda volta vince il padre. La bambina quindi viene affidata a lui per 3 anni. Quelli sono anni difficili, anni in cui Deborah non vede mai sua madre. Sono anni pieni di sofferenza e di paura. E quella paura nasce proprio tra le mura domestiche, perché a maltrattarla è la compagna di suo padre. Il tribunale aveva stabilito che Deborah doveva vedere sua madre almeno una volta a settimana. Purtroppo però Roberta e il suo nuovo compagno non riescono più a vedere Deborah per 3 anni. Quando Roberta riesce nuovamente ad ottenere l'affidamento di sua figlia, Deborah ha circa 9 anni. Roberta a questo punto va a citofonare all'ex marito, ma la bambina non c'è. La donna a questo punto si impunta e aspetta il ritorno di Deborah per ore. Vuole andarsene da quel palazzo con sua figlia senza guardarsi più indietro. Quando Deborah e Roberta si incontrano nuovamente, Deborah le racconta ciò che le è successo, tutte le paure e le violenze che ha subito. La compagna di suo padre, infatti, ahimè, l'ha colpita più e più volte col bastone della scopa in testa, fino a romperlo quel bastone. È solita maltrattare Deborah tutti i giorni, quotidianamente. Per Roberta non è affatto facile ascoltare il racconto di sua figlia. Si sente in colpa perché non è riuscita a proteggerla. Quando Deborah viene riaffidata alla madre, Roberta ha un nuovo compagno di nome Enrico, con cui ha messo al mondo altre 2 bambine. Tutta la famiglia quindi si trasferisce in una casa demaniale fuori Torino, a Venaria. Ovviamente sperano di poter ristrutturare la casa. Davanti c'è un terreno immenso dove sono presenti diversi animali, come coniglietti, paperelle, anatre. Roberta pensa che quella sia effettivamente la casa perfetta, perché può permettere alle sue figlie di uscire a giocare senza troppi problemi. Non serve che le tenga d'occhio, in quanto sono nel giardino di casa e per di più sono a contatto con la natura e con gli animali. Il sogno di Roberta però si infrange presto, perché quando si ritrova in quella casa, la situazione peggiora sempre di più. Quella casa è fatiscente, non c'è né il riscaldamento né l'acqua calda, ma soprattutto, ahimè, non ci sono i soldi per ristrutturarla. Enrico, il nuovo compagno di Roberta, tratta male Deborah. La obbliga a fare lavori umilianti e degradanti, come ad esempio svuotare la vasca delle anatre con la bocca. Questi soprusi diventano sempre più pesanti, tanto che Deborah trova nell'armadio del bagno degli antidepressivi di sua madre e manda giù l'intera boccettina.
poi perde i sensi. Roberta, a questo punto, per tutelare Deborah, decide di portarla in una comunità, con la presenza di educatori ed esperti, lontano da quelle mura domestiche che le hanno solo portato distruzione. Roberta spiega a Deborah che non può lasciare il suo attuale compagno. Lui è l'unico che lavora e Roberta non ha soldi per mantenere se stessa e le sue figlie. Roberta ovviamente crede che in quella comunità Deborah sarà al sicuro. In realtà l'ingresso in collegio è un giorno difficile per Deborah. Quello è un istituto femminile pieno di ragazze molto problematiche e lei proprio non ci voleva andare. Per un mese madre e figlia non si sentono. Poi Roberta inizia a sentirla per telefono, ma Deborah le dice che le chiamate sono in qualche modo filtrate, quindi vengono ascoltate, così come le lettere. Deborah purtroppo in quella comunità subisce ancora più soprusi. Infatti 4 ragazze le fanno violenza intima con un cucchiaio. Deborah però non sta zitta, reagisce e racconta tutto. Quando sente al telefono sua mamma Roberta, la ragazza effettivamente le dice che è successo qualcosa di brutto, ma non può assolutamente permettersi di parlarne apertamente per telefono. Finalmente quindi Roberta va a fare visita a Deborah, la quale le dice cosa le è accaduto. Subito dopo aver appreso della violenza subita da Deborah, sua madre denuncia le 4 ragazze, che però vengono assolte per incapacità di intendere e di volere. Roberta a questo punto porta via Deborah da quel collegio e chiede aiuto ai suoi genitori. I nonni di Deborah sono ben contenti di prendersi cura della loro nipote. Così Deborah in primavera lascia Torino e parte per l'isola d'Elba, dove vivono i suoi nonni materni. E finalmente per Deborah arriva un periodo felice. Con i nonni sta molto bene. Le danno un sacco di attenzione e la ricoprono d'affetto. La ragazza fa subito tante amicizie, è felice, sembra rinata. L'unico problema resta la scuola. A Deborah non piace studiare. Con i nonni Deborah vive un'adolescenza serena. Per lei quelli sono 3 anni molto, molto felici, anche se sua mamma le manca immensamente. E infatti Roberta a questo punto chiede a Deborah se vuole andare in vacanza con lei. Deborah ovviamente è felicissima, non vede l'ora di partire. Infatti sua nonna la va a prendere l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, con la sua valigia e le sue borse, e l'accompagna a Piombino, dove c'è sua madre ad aspettarla. I nonni pensano che Deborah faccia ritorno da loro dopo la vacanza. Invece, ahimè, non la rivedono più. Almeno all'isola d'Elba. Deborah e Roberta stanno per 2 mesi a Torre del Lago Puccini, una frazione di Viareggio in provincia di Lucca, in un campeggio. In questo periodo Deborah e Roberta si riavvicinano e quando tornano dalle vacanze Deborah decide di fermarsi a vivere a Venaria con sua mamma Roberta, le sue 2 sorelline e il compagno di Roberta, Enrico. Il rapporto tra la madre di Deborah, Roberta ed Enrico è molto conflittuale. Ecco perché Deborah vuole rimanere a casa, vuole stare vicino a sua mamma per sostenerla, aiutarla. A questo punto Roberta inizia a cercare lavoro per rendersi indipendente dal suo compagno. Capisce che deve emanciparsi da quel rapporto che sta andando sempre peggio. Nel frattempo i nonni chiedono a Deborah se vuole tornare all'isola d'Elba, in quanto sentono molto la sua mancanza. Deborah però decide di rimanere da sua mamma, ormai ha preso la sua decisione. E col tempo decide anche di lasciare la scuola. Lo studio non fa per lei, non è portata, ma soprattutto non le piace studiare. Così decide per l'appunto di fare un corso di cucina a 17 anni. Deborah ha un passato alle spalle complesso, pieno di contraddizioni e dolore. Un passato che la porta a legarsi a figure forti, ed è questo che accade nell'amicizia con Giulia. Giulia ha un carattere dominante e determinato, e Deborah, quando la incontra a scuola, ne rimane affascinata. L'amicizia che nasce tra Giulia e Deborah diventa ben presto un legame speciale. Deborah infatti inizia a trascorrere sempre più tempo con lei e sempre meno tempo con sua madre e le sue sorelle. Ma chi è Giulia, la ragazza a cui Deborah si è così tanto affezionata? Giulia di Torino, ha 20 anni, vive con i suoi genitori ed è figlia unica. Suo padre lavora come libero professionista mentre sua madre è un'impiegata. Giulia è una ragazza forte, autonoma, proviene da una famiglia medio borghese e infatti è anche una ragazza molto viziata. Spesso Giulia scappa di casa, poi però ritorna sempre. È molto sportiva e per curare la sua forma fisica si allena in palestra, dove diventa cintura nera di karate. Nel gruppo si pone come una leader, ha un modo di fare sicuro e deciso e si impone in ogni situazione. Un giorno Deborah torna a casa dal corso di cucina con un occhio nero. È stata Giulia a tirarle un pugno. Deborah quindi parla con sua madre e descrive Giulia come una stronza. Il giorno dopo però la situazione cambia, perché Deborah chiama sua madre dicendole che sarebbe tornata a casa con un'amica. Giulia spiega che i suoi genitori l'hanno cacciata di casa e non è neanche la prima volta che lo fanno, quindi chiede ospitalità. E quell'ospitalità le viene concessa. Va a vivere tutto sommato, se ci pensiamo, in condizioni disagiate. Lei, che si può permettere qualcosa di più, ma decide, sceglie e vuole qualcosa di meno. Fin da subito
Giulia si comporta con Deborah in modo contraddittorio, a volte minacciosa, altre protettiva. Deborah è in cerca d'affetto e in parte quell'affetto lo trova proprio da Giulia. Tanto che la loro amicizia diventa quasi una ragione di vita per Deborah. È un affetto che le scalda la vita e le fa dimenticare la sua esistenza così tanto difficile. La convivenza tra Giulia e la famiglia di Deborah però prenderà una piega alquanto imprevedibile. Giulia vive a casa di Deborah da qualche settimana, ma Enrico, il compagno della mamma di Deborah, le mette subito gli occhi addosso. Cerca un approccio con lei e ci riesce. Giulia accetta il suo corteggiamento e i due iniziano a stare insieme. Deborah si accorge di quel rapporto, ma all'inizio fa finta di niente. Si chiude nel suo silenzio e tollera quell'assurda situazione, ossia che il suo patrigno abbia come amante la sua migliore amica. Roberta, la mamma di Deborah, apprende questa situazione da sua figlia, che però le chiede di non dire niente perché parole di Deborah, altrimenti lei mi massacra di botte. La mamma di Deborah soffre molto per ciò che sta accadendo sotto i suoi occhi, ma non sa che fare, non ha ancora trovato lavoro, ha tre figlie da mantenere e non ha soldi. Per questo rimane a vivere a casa con il suo compagno, nonostante lui prosegua tranquillamente la relazione con Giulia. Giulia prima diventa amica di Deborah, poi le chiede ospitalità a casa e infine diventa l'amante del compagno di sua madre. Enrico è completamente manipolato da Giulia, perché è lei che tiene le redini di tutto. Nonostante sappia che la relazione tra la sua migliore amica e il suo patrigno stia proseguendo, Deborah non cambia atteggiamento verso Giulia. Anzi, l'amicizia e la complicità tra le ragazze rimane fortissima e il loro legame diventa mano a mano sempre più morboso. Le ragazze trascorrono insieme tutto il loro tempo e presto iniziano anche a prendere una brutta piega. Quando escono, bevono parecchio e fumano. E non intendo sigarette. Frequentano persone che consumano grandi quantità di cose non troppo legali. E per Deborah inizia un periodo di totale abnegazione nei confronti di Giulia. È totalmente soggiogata da lei. E non ha né la forza né il desiderio di ribellarsi. Giulia decide tutto e conduce il gioco. Stabilisce lei le regole. E Deborah non può far altro che osservare. A questo punto finalmente qualcosa cambia. La mamma di Deborah sopporta la situazione finché può, poi caccia di casa sia Giulia che Enrico. Ora deve affrontare il problema di come mantenere le sue tre figlie. Fortunatamente trova lavoro insieme a Deborah come donna delle pulizie in una cooperativa. Mamma e figlia in quel periodo sono molto unite e si danno forza a vicenda per andare avanti. Nel frattempo però Deborah non ha ancora tagliato i ponti con Giulia. Passano insieme nottate intere a bere e fumare. Sua madre, presa dalla necessità di lavorare e delle altre due bambine, in un primo momento non si accorge di nulla. Deborah non vede altro al di fuori di Giulia, del suo stile di vita e dei suoi pensieri. È la sua amica, la sua guida. A questo punto Deborah spesso e volentieri neanche torna a casa. Se ci ritorna lo fa solo per dormire e col tempo, ahimè, perde il posto di lavoro. Deborah si riduce in pessime condizioni, trascorre la maggior parte delle notti fuori casa e la mattina chiaramente non riesce a svegliarsi. A volte sta a letto tutto il giorno senza far nulla. Sua mamma è sempre più preoccupata, ma non sa proprio a chi chiedere aiuto. In questo periodo i rapporti tra Deborah e sua madre tornano ad essere molto, molto tesi. La ragazza diventa sempre più aggressiva nei suoi confronti, non l'ascolta e il loro rapporto si interrompe bruscamente. A questo punto Roberta è da sola e deve prendersi cura delle due bambine più piccole. I soldi non bastano per tutte le necessità della famiglia, così aumenta le ore di lavoro. Inizia a lavorare sia di giorno che di notte, è annientata, stanca dal duro lavoro. Tenta di parlare con sua figlia, ma senza successo. Deborah non l'ascolta. Ormai le due non riescono più a comunicare. Arriviamo a gennaio del 2006, quando la storia tra Giulia ed Enrico finalmente termina. Così le due amiche iniziano a frequentare un'altra compagnia ed è qui che Giulia conosce un nuovo ragazzo. Si chiama Antonio, detto Tony, ed ha 18 anni. Antonio ha avuto una vita molto difficile. Ha vissuto prevalentemente in una comunità per minori a causa di suo padre alcolizzato. E diciamo che ha sviluppato un carattere molto timido e chiuso. E che cosa fa Giulia? Giulia si apre con Tony. Gli racconta della sua famiglia, delle vicissitudini con i suoi genitori. Fa esattamente ciò che ha già fatto in precedenza con Deborah. Chiede a Tony ospitalità e il ragazzo la porta con sé. La ospita a casa sua, dove vive con suo padre. Il 27 agosto del 2006 è il compleanno di Tony. Giulia gli regala una mazza da baseball con incisa la scritta "Molti nemici, molto onore". Tony poco dopo regala a Giulia un coltellino a serramanico. In realtà il rapporto tra Tony e Giulia è
totalmente sbilanciato. Il ragazzo non è un attaccabrighe, anzi, è un ragazzo tranquillo. Ma quando conosce Giulia perde completamente la testa per lei. Fa tutto ciò che Giulia gli chiede di fare, la segue ovunque. Tanto che la ragazza lo definisce come il suo cagnolino. Intanto anche nella vita di Deborah c'è una novità. Anche lei infatti conosce un ragazzo di nome Rezkani, di origine marocchina. Deborah si innamora di lui, è un ragazzo molto dolce e protettivo. Così in casa ne parla con i suoi nonni e con sua mamma. A questo punto i cari di Deborah, ossia i suoi nonni e la sua mamma, le chiedono cosa faccia nella vita questo ragazzo. Deborah dice che lavora di notte in un'officina in via Roma a Torino. Peccato che a Torino, nella traversa di via Roma, non ci sia alcuna officina. All'inizio della relazione con Rezkani, Deborah sa poco di lui, ma soprattutto non sa quello che fa per vivere. Sicuramente qualcosa fa, perché ha sempre i soldi in tasca, ma no. Non lavora in un'officina, bensì fa il corriere di cose non troppo legali. Deborah sminuisce molto la situazione sia con la sua mamma che con i suoi nonni. Dice loro che il ragazzo la tratta molto bene, si prende cura di lei, è molto dolce, è molto premuroso. Per Deborah adesso esiste solo Rezkani e ben presto i due decidono di sposarsi, a pochi mesi dalla loro conoscenza. Deborah non sente ragioni, quindi una mattina i due si svegliano, vanno in comune e si sposano. Dopo il matrimonio la coppia va a vivere a casa di lui e ben presto Deborah rimane incinta. Quando comunica la notizia, i suoi nonni e la sua mamma rimangono spaesati. Sono preoccupati per lei, ma decidono comunque di aiutare Deborah e quindi di accogliere questa nuova vita. Come ovvio che sia, Deborah cambia le sue abitudini. Ormai è incinta, è sposata, quindi smette totalmente di assumere alcol e altre cose. Vede sempre di meno la sua compagnia e soprattutto Giulia, perché Rezkani non la sopporta affatto. Giulia è una ragazza manesca, una ragazza che non sa comportarsi in modo educato. Giulia non tratta bene Deborah, quindi Rezkani si mette più volte in mezzo, arrivando anche a cacciare di casa Giulia. Deborah sembra aver messo ordine nella sua vita, ma c'è un problema molto grande: l'attività di Rezkani. Il ragazzo non fa nulla di legale e infatti un giorno, a seguito di una retata della polizia, viene arrestato. Quindi Deborah si ritrova incinta con un marito in carcere e nuovamente sola. Sua madre nel frattempo si è trasferita a Pistoia, dove ha un nuovo compagno. Quindi Deborah torna inevitabilmente a frequentare Giulia. Quest'ultima però ritrova una Deborah molto diversa da quella che aveva lasciato. Deborah rimane a vivere nella casa di Rezkani e per mantenersi inizia a lavorare in una pizzeria, perché nonostante sua madre le mandi dei soldi non ce la fa a sostenere tutte le spese. Nonostante il riavvicinamento, le vite di Giulia e di Deborah ora sono molto diverse. Deborah trascorre le sue giornate dividendosi tra il lavoro in pizzeria e gli esami medici per la gravidanza. Giulia invece, che non lavora, litiga nuovamente con i suoi genitori e torna a vivere con Tony. Dato che è sempre in cerca di soldi, Giulia dice a tutti i suoi amici che vuole fare una rapina. Per l'esattezza, vuole rapinare un pizzaiolo. Giulia ha già in mente un piano: ordinare delle pizze a domicilio e derubare il fattorino che le consegnerà. Il punto è che in questa storia Giulia coinvolge anche Deborah, che è all'oscuro di tutto. Arriviamo alla sera dell'8 settembre 2006, quando Giulia decide di mettere in pratica l'idea della rapina. Si reca presso una cabina telefonica vicina alla vecchia casa di Deborah a Venaria. Ordina 5 pizze a domicilio, sostiene di chiamarsi Deborah, fornisce inoltre un vecchio numero di cellulare di Deborah, ormai disattivo. Successivamente aspetta con Tony il fattorino, che però non riesce proprio a trovare la via della vecchia casa di Deborah. Prova a telefonare più volte al numero fornito, ma l'utenza risulta irraggiungibile. Quella sera Giulia e Tony portano dietro la mazza da baseball, quella che gli aveva regalato Giulia per il compleanno. Purtroppo quel fattorino, in qualche modo, la via della vecchia casa di Deborah la trova. Nota però che quella casa sembra disabitata, è tutto buio. Poco dopo appare davanti al cancello una ragazza. Quella è Giulia, che prende le 5 pizze e chiede se può pagare con una banconota da 100 euro. Il fattorino però non ha il resto da darle. A questo punto giunge un ragazzo, ha le mani dietro la schiena e ovviamente il fattorino pensa che quel ragazzo abbia i soldi per pagargli quelle 5 pizze. In realtà però Tony, dietro la schiena, stringe la mazza da baseball. Quest'ultimo colpisce ripetutamente il fattorino con la mazza da baseball, mentre Giulia osserva tutta la scena con uno sguardo compiaciuto. I due ragazzi lo derubano, il bottino è di 300 euro, e lo lasciano lì, nella casa di Venaria. Il fattorino fortunatamente riesce a trascinarsi in qualche modo in un pronto soccorso lì vicino, ma ahimè non è riuscito a vedere in faccia chiaramente i suoi aggressori. Di conseguenza Giulia e Tony pensano di averla fatta franca. Negli ultimi tempi Deborah e sua madre si riavvicinano, si sentono spesso, quindi la ragazza decide di andarla a trovare a Pistoia, dove ora ci sono anche i nonni. Deborah si ferma solo 2 giorni e il nuovo compagno di Roberta, sua mamma, tra l'altro è anche molto accogliente. Le suggerisce di rimanere con loro a Pistoia, così
Possono starle vicina. Deborah però declina l'invito, preferisce tornare a Torino. A questo punto Giulia, proprio in questi giorni, si fa risentire, chiedendo nuovamente ospitalità per la notte a Deborah. E quest'ultima purtroppo accetta. A questo punto arriviamo al 16 settembre del 2006. È mattina e Deborah resta a casa con Giulia fino alle 13.30 circa. Dopodiché Giulia si incontra con Tony, mentre Deborah si reca a lavoro. Dopo il lavoro, Deborah, Giulia e Tony hanno dei programmi. Vogliono andare ad una festa del vino con alcuni amici a Caluso, un paese alle porte di Torino. Intorno alle 21.15 Deborah riceve un messaggio da Giulia in cui le dice che passerà a prenderla in pizzeria alla fine del suo turno con Tony. E così accade. Salgono in macchina quindi tutti e tre e prima si dirigono a casa di Deborah per cambiarsi. Da questo momento in poi purtroppo non ci è dato sapere cosa sia accaduto realmente. Quella sera fino all'arrivo a casa sembra tutto tranquillo. Sono le 21.30 e i ragazzi rimangono in casa più o meno fino alle 22.30. Si rilassano, c'è chi prepara il caffè, chi fuma, chi beve qualcosa. Poi ecco che inizia il mistero. Una cosa è certa. Tony e Giulia non sono lì con l'intenzione di fare del male a Deborah. A questo punto Deborah va un attimo in camera sua per riposarsi 2 minuti, per cambiarsi e per truccarsi. Tony aspetta in soggiorno mentre sceglie un CD da mettere nel lettore, mentre Giulia va in bagno. In camera da letto Deborah mette da parte i soldi dello stipendio che ha percepito quella stessa sera. Poi si cambia, prende un maglione, raggiunge Tony in salotto. Entrambi aspettano Giulia e nell'attesa scambiano 4 chiacchiere. Forse Giulia si infastidisce, forse ci vede qualcosa d'altro e si ingelosisce. Fatto sta che Giulia ad un certo punto aggredisce Deborah. In mano ha un ferro da stiro con cui la colpisce ripetutamente alla testa. Nel frattempo Tony rimane lì gelato a guardare la scena. Non fa nulla per fermare Giulia, probabilmente perché è sotto shock. Deborah a questo punto è a terra ed è in fin di vita. Giulia quindi va in cucina, afferra un coltello e colpisce Deborah al collo, mettendo fine alla sua vita. Quella notte a Pistoia, la mamma di Deborah, Roberta, e i suoi nonni non possono sapere la tragica fine che ha fatto Deborah per mano della sua migliore amica. Giulia e Tony a questo punto escono dall'appartamento lasciando la porta socchiusa. Poi si dirigono nella vecchia casa di Deborah, a Venaria, dove una settimana prima avevano aggredito e derubato il fattorino delle pizze. Giulia prende con sé anche la borsa con il cellulare di Deborah. Il telefono dell'assassina e quello della vittima sono nelle stesse mani e questo è un errore fatale. Quando arrivano alla casa di Venaria, la paura e la tensione in Giulia e Tony sono molto forti. Giulia però ha un'idea perché si ricorda di avere il cellulare di Deborah. Alle 23.30 circa Giulia prova a mandare un messaggio col cellulare di Deborah. Vuole far credere che Deborah a quell'ora sia ancora viva, in modo da crearsi un alibi. Peccato che Deborah non abbia credito sul cellulare, quindi Giulia non riesce a inviare quel messaggio. Ma, in quel momento, il telefono della vittima e il telefono della carnefice si agganciano contemporaneamente alla stessa cella. All'una passata Giulia e Tony si recano comunque dagli amici. Arrivano in ritardo di molte ore, quindi alla festa del vino non ci possono più andare. Si giustificano dicendo che sono stati in giro per cercare di recuperare delle cosette, che però non hanno trovato, quindi escono nuovamente per cercarle. I due ragazzi sembrano molto tranquilli e quando tornano con la merce, anche tutti gli altri si tranquillizzano. Nessuno chiede dove sia Deborah, nessuno fa domande rispetto alla sua assenza, nessuno se ne preoccupa. Nessuno ci fa caso. È così che si conclude quella terribile notte. Intanto a Pistoia Roberta aspetta che Deborah si faccia sentire. Sono passati 4 giorni dall'ultima telefonata e Deborah avrebbe già dovuto essere lì. Mancano pochi giorni al suo compleanno e la ragazza li avrebbe dovuti raggiungere per festeggiarlo con loro. Roberta è molto preoccupata, teme che Deborah si sia sentita male, quindi chiama la polizia. È preoccupata, sì, ma non pensa assolutamente ad un omicidio. Sono le 14.10 del 20 settembre quando, a Torino, una pattuglia della polizia entra in casa di Deborah. La porta dell'abitazione è socchiusa e Deborah è a terra, senza vita. La casa è in uno stato disastroso. Il colpevole, infatti, ha lasciato aperto il rubinetto dell'acqua della cucina. E quell'acqua ovviamente si è propagata per tutta casa, cancellando tracce e impronte. Roberta nel frattempo prova continuamente a chiamare Deborah, senza ricevere risposta. Poi viene raggiunta da una pattuglia di Pistoia. Le dicono che sua figlia è in ospedale, a Torino. Sta male, è stata ricoverata. Roberta, dunque, parte per Torino. Intanto il compagno di Roberta è già a Torino per lavoro. E purtroppo sa già anche cosa sia accaduto a Deborah. Ma non sa assolutamente come dare la notizia a Roberta.
Lui è già in questura e chiama più volte la donna per capire dove sia e quanto gli manchi per arrivare. Infine gli chiede di parcheggiare a Moncalieri e di aspettare lì l'arrivo di alcuni poliziotti in borghese. Saranno loro a farlo entrare in questura evitando l'ingresso principale, in quanto lì fuori ci sono già parecchi giornalisti. Questo è un momento doloroso perché Roberta, in cuor suo, sa già cosa è successo. Ma c'è anche qualcun altro nello stesso momento in quella questura. Nello stesso momento, nell'ufficio della squadra mobile, Giulia e Tony vengono interrogati come persone informate sui fatti. Non sono ancora indagati, ma hanno degli atteggiamenti che destano sospetti agli inquirenti. Soprattutto Giulia, che non collabora, è altezzosa, strafottente e arrogante. Roberta quindi entra in questura e si ferma di colpo in mezzo alla sala perché vede qualcuno scendere dalle scale. Quella persona è Giulia. Roberta si ferma, la guarda, la scruta. Giulia, in risposta, si ferma davanti a lei e sghignazza. Roberta a questo punto capisce tutto. Sua figlia non c'è più e a portargliela via è stata Giulia. Nei giorni successivi Giulia e Tony vengono nuovamente interrogati, ma non crollano, anche se in realtà si contraddicono più volte, cambiano versione più volte. Affermano che in realtà è stata proprio Deborah a cambiare idea la sera dell'omicidio. Dopo aver ricevuto una chiamata aveva deciso di non uscire più. I poliziotti a questo punto cambiano tattica e li interrogano separatamente. Giulia non molla, rimane ferma sulla sua posizione, è indisponente. Tony invece è molto, ma molto più remissivo. Giulia racconta che quella sera avevano lasciato Deborah a casa e poi erano andate in giro a cercare cosette non troppo legali. La polizia però non le crede e Giulia reagisce urlando in faccia agli inquirenti. La polizia è sempre più convinta della colpevolezza di Tony e Giulia, ma mancano delle prove schiaccianti, quindi vengono anche posti ad intercettazioni ambientali. Giulia in quei giorni fa diversi passi falsi. Il più grande è sicuramente quello di farsi intervistare da due giornalisti. Giulia dice ai giornalisti che lei era la migliore amica di Deborah. Poi, però, inizia a parlare malissimo di lei. Giulia dice: io le volevo bene davvero. Deborah però aveva delle relazioni con tutti gli uomini che incontrava, andava con tutti i marocchini che incontrava. Poi conclude con la frase: guardate, sono talmente sconvolta, scusate, ora vado a fumare. Per inciso, Giulia non intende che andrà a fumare sigarette. La situazione per Giulia e Tony precipita proprio a causa di quell'articolo. Non solo per ciò che ha detto Giulia su Deborah, ma anche perché il fattorino delle pizze, quello che avevano derubato, riconosce le facce dei suoi aggressori grazie alle foto presenti in quell'articolo. Di conseguenza li segnala alla polizia. Giulia e Tony a questo punto vengono sottoposti alla misura cautelare dell'arresto. Quello che non è chiaro però è il movente dell'omicidio. Perché Deborah è stata uccisa? Per la corte d'appello c'è un momento che ha scatenato quella furia omicida. Tony infatti dice che Deborah aveva provato a baciarlo. Questo fatto corrisponde a verità? È accaduto davvero? Purtroppo non potremo mai saperlo. Giulia e Tony vengono rinviati a giudizio sia per l'omicidio di Deborah che per l'aggressione al fattorino della pizza. Il nodo però da sciogliere nel processo è cercare di capire se Tony abbia materialmente partecipato all'omicidio oppure no. Qual è il grado di responsabilità di Tony? Ha davvero fatto tutto Giulia? Il processo si svolge con rito abbreviato. Giulia ammette in parte le sue responsabilità, solo per il fattorino della pizza, ma afferma che Tony quella sera non era presente. In appello Giulia e Tony vengono condannati ad una pena di 20 anni per Giulia e 19 anni e 6 mesi per Tony. In Cassazione però viene confermata solo la condanna di Giulia, mentre la sentenza di Tony viene annullata per difetto di motivazione. Secondo i giudici, infatti, Tony era completamente plagiato da Giulia e non aveva commesso materialmente il delitto di Deborah. Ma ora parliamo un attimino della carnefice, ossia Giulia. È una persona manipolatrice, anaffettiva, sadica. Giulia non sa amare. Giulia possiede. È bramosa di emozioni e le cerca negli altri, nelle situazioni, nelle cose, perché da sola è incapace di provarne. Giulia usa le persone per sentirsi viva, ma tiene lei le redini di tutti i rapporti e nessuno è in grado di sottrarsi al suo volere. I vissuti abbandonici di abuso e di maltrattamenti lasciano una scia inarrestabile di sofferenza. La vera sfida del nostro secolo deve essere l'interruzione di questa catena di terrore. Fortunatamente, forse qualcosa si sta muovendo e giorno dopo giorno questa dura lotta effettivamente ha sempre più voce, una voce sempre più acuta, sempre più alta. Quella è la voce di Deborah e di tutte le donne come lei. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere se conoscevate questo caso. Insomma, fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto
Prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazze, ciao ragazzi.